Ed eccoci qua, ben trovati a Storie di Musica, anche oggi puntuali al consueto appuntamento con la rubrica che va in onda su Radio Montale e che vuole raccontare la passione, l'esperienza e i progetti dei giovani artisti emergenti che gravitano attorno al mondo musicale della nostra scuola. Quella di oggi è una delle tre puntate speciali che trasmetteremo nel corso dell'estate, dedicate ai vincitori del concorso Montalent per la sezione Musica e Canto. Concorso, vi ricordo, che è stato organizzato dal Liceo Montale di Roma nell'ambito del progetto Creattiviamoci, promosso dal MIBAC tramite il piano Cultura Futuro Urbano. E allora diamo il benvenuto agli ospiti di oggi, che sono Virginia D'Ambrosi e sua sorella Flavia, che hanno ricevuto la menzione speciale nella classifica stilata dalla giuria tecnica e che hanno accettato l'invito di venire a raccontarsi qui ai nostri microfoni per condividere con gli ascoltatori la storia della loro passione per la musica. Allora, Flavia, Virginia, grazie innanzitutto per aver accettato l'invito di Radio Montale a venire a partecipare a questa trasmissione. E come va? Tutto bene? Sì, bene. Sì, va tutto bene, grazie. Partiamo subito nel rispetto di quella che è diventata una consuetudine di questo programma, cioè aprire la nostra chiacchierata raccontando dall'inizio la vostra personale storia di musica. Come è nata questa passione? Chi inizia prima, Flavia o Virginia? Io. E, questa passione è nata quando eravamo bambine e infatti abbiamo iniziato a prendere lezioni private di pianoforte. Ancora poco tempo fa infatti continuiamo a suonarlo e facciamo anche piccoli concerti. Poi a scuola avevamo anche il flauto e imparavamo la musica. E appunto poi abbiamo scelto questa canzone, Do Re Mi, fa parte del film Tutti Insieme Appassionatamente, e ci era piaciuta più tra tutti, e quindi abbiamo scelto proprio quella. Ok, ma di questo ne parleremo fra poco. Io adesso vorrei sapere se avete avuto, prima di fare questa, diciamo, registrazione per partecipare al concorso, se avete avuto voi nella vostra breve esperienza musicale anche occasione di partecipare a qualche coro oppure a qualche altra formazione per fare, che ne so, degli spettacoli, dei saggi, delle esibizioni in pubblico quando andavate nelle scuole medie o nelle elementari. Sì. Io nella mia scuola di danza potevo cantare, però non ero portata per il canto, quindi ho fatto solo danza classica e basta. Anche alle medie c'era un coro, però non lo sto ancora pensando. Passiamo a parlare adesso del brano che ci avete presentato al concorso, del quale stavate parlando prima. Come mai questa scelta? Perché da piccole lo vedeva molto spesso. Tra tutte le canzoni che ascoltavamo, questa che mi è piaciuta molto, tra tutte. Particolarmente, e la mattina a volte cantiamo in sintonia, e quindi nostro padre ha sentito e ha detto: ma perché non proviamo a fare appunto cosa per un talent? E allora così. E devo dire che questa vostra iniziativa ha suscitato grande interesse nella giuria, che vi ha appunto riservato una menzione speciale che è un riconoscimento soprattutto per, oltre che per la vostra bravura, anche per l'originalità della esibizione. Raccontateci un po' come avete fatto a realizzare questo video. Ci ha aiutato vostro padre. Ah, grazie, allora l'avete ringraziato. Flavia e Virginia, io vi ringrazio tantissimo di questa vostra partecipazione, grazie del tempo che avete dedicato agli ascoltatori di Radio Montale. Io ringrazio anche... Grazie. Ma prego, io ne approfitto ora per invitarvi a ritornare ospiti di questo programma quando ritorneremo a scuola e avremo la possibilità di trasmettere dal nuovo studio della radio, perché qui oggi purtroppo voi sapete... Con queste connessioni online ci sono sempre dei problemi tecnici. Invece dal nuovo studio della radio che abbiamo allestito giù al bar a scuola,
Si potrà anche suonare e cantare dal vivo e magari ci potrete anche fare ascoltare qualcosa in diretta o semplicemente raccontarci qualcos'altro di voi. Cari amici, io vi ringrazio come sempre per l'ascolto, vi saluto e vi lascio in compagnia di Virginia e Flavia e del loro brano Do Re Mi, che vi ricordo ha ricevuto la menzione speciale nella prima edizione del concorso Montalent. Buon ascolto e grazie a Virginia e Flavia. Ciao! Grazie, sì, arrivederci. Se nel primo giorno in scuola a leggere vuoi provare, tu dovrai cominciare con A, B, C per cantare le note Do, Re, Mi, Do, Re, Mi, Do, Re, Mi. Le prime tre sono sempre così, Do, Re, Mi, Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, do, se do qualcosa a te, Re, è Re che c'era un Di. Mi, è Mi per dire a me, fa la nota dopo il Mi. Sol, il Sole in fronte a me, La, se proprio non è qua, Si, se non ti dico La. Se do qualcosa a te, Re, è il Re che c'era un Di. Mi, è Mi per dire a me, Fa, la nota dopo il Mi. Sol, il Sole in fronte a me, La, se proprio non è qua, Si, se non ti dico no, e così ritorno a Do. Se do qualcosa a te, Re, è il Re che c'era un Di. Mi, è Mi per dire a me, Fa la nota dopo il Mi. Sol, il Sole in fronte a me, La, se proprio non è qua, Si, se non ti dico no, e così ritorno a Do. Un ringraziamento speciale a tutti voi che siete all'ascolto della web radio del Liceo Montale di Roma. Stay tuned!